Ciao, bentornati su Dr. Makeup. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso dal solito, perché dopo tante richieste che mi sono state fatte su Instagram, ho deciso di parlarvi di quello che è stato il mio percorso, che è attualmente il mio percorso con la dieta chetogenica. Per chi non mi segue e vede questo video, dice che te parli affatto di dieta che magra non sei. No, è vero, magra non sono, sono più magra di quello che ero prima e sono ancora a metà del mio percorso. Però, visto che quando io ho scelto di iniziare, avevo cercato anche su YouTube tante esperienze, tante chiamiamole recensioni di utilizzo dei vari sistemi di dieta chetogenica. Ho deciso di darvi il mio contributo e quindi raccontarvi quello che è stato il mio percorso fino adesso, quindi da 3 mesi grosso modo, e quello che sarà poi il proseguimento del mio cammino verso il peso ideale, mettiamola così. Cosa vedremo quindi insieme in questo video? Vedremo che cos'è la dieta chetogenica, vedremo come si compone, vedremo il discorso pasti pronti, non pasti pronti, insomma, come si può organizzare e gli effettivi risultati che io ho ottenuto. Dico io perché comunque, come ogni percorso dietetico, la reazione è soggettiva per ognuno di noi. Chiaramente le mie spiegazioni sono non sono da professionista, ma sono quello che io ho appreso nel tempo e su cui mi sono documentata per nozioni più specifiche, più accorte e più corrette dal punto di vista medico-scientifico, vi rimando ovviamente a il vostro nutrizionista, al vostro dietologo o sicuramente comunque a una figura medica ben più preparata di me sugli argomenti. Se però vi interessa soltanto un'infarinatura generale per capire più o meno come funziona, allora vi posso aiutare anche io e iniziamo proprio vedendo questo. Quindi, che cos'è la dieta chetogenica? Di fatto la dieta chetogenica è una terapia dietetica. Va da sé che, appunto, essendo una terapia dietetica, richiede la presenza di un professionista, di un medico, comunque di una figura competente che vi segua nel percorso. Il fai da te nelle diete non è mai consigliato, l'abbiamo sempre fatto tutti, quelle della mia età sanno, si ricorderanno sicuramente la fittonata per la dieta del minestrone e quant'altro, però in generale il fai da te non è mai consigliato, soprattutto se i chili da perdere sono tanti, come nel mio caso. Questa tipologia di dieta ancor più necessita dell'assistenza di un medico, perché, o quantomeno di una figura professionale dedicata, perché si va ad agire su dei meccanismi di funzionalità del corpo che è bene sapere dove mettere le mani quando si vanno a variare. Detta in due parole, la dieta chetogenica riduce l'apporto di carboidrati per favorire l'aumento della parte proteica e di grassi in modo che il corpo venga indotto ad utilizzare le riserve di grasso per creare energia. In questo modo si va a preservare di più la massa magra e in questo modo si stimola appunto la chetosi. Sviluppando la chetosi, si riesce a far utilizzare questo tipo di energia anche dal cervello, perché normalmente il sistema nervoso tende ad utilizzare gli zuccheri e non riesce ad utilizzare i grassi. Sciogliendo invece i grassi, creando quindi corpi chetonici, si può invece utilizzare questo tipo di carburante anche come energia per il sistema nervoso. Questo lo si vede bene nei primi giorni, infatti, prima di entrare in chetosi, che generalmente ci vogliono 2 o 3 giorni, si ha un senso di stanchezza, un senso di spossatezza, spesso anche mal di testa, cosa che poi una volta entrati in chetosi, quando anche il cervello ripiglia la sua energia, passa e anzi si ha un'energia maggiore, una voglia di fare maggiore, un minor senso di stanchezza, soprattutto un minor senso di fame che per chi deve dimagrire è un grosso aiuto. La dieta chetogenica si struttura grosso modo in 3 fasi. C'è una prima fase che è la fase del dimagrimento, che è quella dove appunto si riduce il quantitativo di carboidrati ed è una fase che ha una durata variabile a seconda della persona che intraprende il percorso e soprattutto anche in funzione di quanti chili deve perdere.
C'è poi la fase di mantenimento, la seconda fase, dove gradualmente vengono reintegrati gli alimenti. Si inizia con i cereali, poi i latticini, poi i legumi, si aumentano un pochino i quantitativi calorici, di modo da gradualmente reintegrare tutti gli alimenti e soprattutto cercare di mantenere quello che è stato il calo raggiunto nella prima fase. Questa seconda fase dura grosso modo quanto la prima, perché comunque c'è necessità di stabilizzarla. La terza fase è quella del mantenimento. Di fatto, a me viene sempre in mente quando parlo di diete, una definizione che mi aveva detto il mio maestro delle elementari, e che dieta significa regime di vita. Ed è lì il discorso, cioè la dieta non deve essere vista come una parentesi, ma come un assumere buone abitudini, sane abitudini che si consolidano in questa terza fase, che ci permetteranno poi di andare avanti con le nostre gambe senza riavere aumenti di peso e recuperare tutto quello che è stato faticosamente perso fino a tutto il percorso svolto. Per quanto tempo si può fare questa dieta chetogenica? Non c'è un tempo standard, ci sono protocolli da 2 settimane, da 3, da 4. Dipende da quello che concordate con il vostro nutrizionista e dipende da quanti sono i chili che dovete perdere. Generalmente, siccome la chetosi comunque non è un meccanismo naturale, diciamo, dell'organismo, ma è un sistema forzato, generalmente si sconsiglia di superare le 10-12 settimane consecutive, il che vuol dire che si può fare un periodo di interruzione e riprenderla poi. A proposito di periodo di interruzione, i famosi sgarri di cui si parla nelle varie diete, cioè la giornata libera, il dolce ogni tanto, una cosa e un'altra, si possono fare con questo tipo di dieta? Sì e no, nel senso, tutto si può fare. Ti puoi fare lo sgarro se ti serve a te moralmente e a volte anche quello. Però è chiaro che nel momento in cui tu assumi zuccheri, tu interrompi la chetosi perché il corpo fa più. È più portato a prendere energia dagli zuccheri perché è più semplice. Per cui interrompi e devi ricominciare sostanzialmente da capo, però niente ti vieta di farlo. Quello che generalmente mi viene da suggerire è magari evitiamolo nella prima fase di attacco, cioè nel primo protocollo che si fa. Poi chiaramente concorderete con il vostro professionista che vi segue qual è la strategia migliore da fare. Vi faccio un esempio pratico, sono appena passate le vacanze di Natale, io il panettone l'ho mangiato, il pranzo di Natale con qualche accortezza me lo sono fatto. È chiaro, lo so che in quel momento ho dovuto poi riniziare da capo, però in quella maniera io riesco a gestirmi un andamento di dieta che diventa sostenibile nel tempo e quindi è più facile da gestire e da mantenere. Ognuno di noi è fatto a maniera sua. Per me funziona questo, per altri no. Per questo vi dico, ognuno concorderà con il professionista che lo segue qual è la strada migliore da seguire. Tenete però presente che se sgarrate dal programma chetogenico, dovete poi ricominciare da capo, cioè avete interrotto la chetosi e si riparte dall'inizio della prima fase. E attenzione anche a una cosa, perché lo sgarro non è solo quello volontario, nel senso vedo una fetta di torta, scelgo di mangiarmi la fetta di torta, lo decido io, so che la interrompo, chi se ne frega. C'è anche tutta una serie di zuccheri nascosti a cui bisogna stare attenti, perché ad esempio la maggior parte degli analgesici è a base di zucchero, quindi c'hai mal di testa, ti vuoi prendere una medicina, controlla, occhio, perché intanto c'è lo zucchero. Tante miscele di tè hanno all'interno dello zucchero già miscelato insieme. A volte è proprio evidente, a volte meno, però vale sempre la pena dare un occhio agli ingredienti. Così come tanti preparati pronti, ma non necessariamente il cibo già pronto che compri all'Esselunga, ma anche semplicemente l'hamburger già fatto. Spesso tra gli additivi c'è anche una componente zuccherina. Quindi attenzione anche a queste cose più subdole perché sono meno facili da identificare, cioè decidere di sgarrare perché ho deciso io di mangiarmi la fetta di torta è un conto. Sgarrare senza rendermene conto perché magari ho mangiato l'hamburger e non ci ho fatto caso è un altro paio di maniche, girano anche le scatole, quindi date un occhio più attento alle etichette delle cose che acquistate. Ma che se magna in questa dieta chetogenica? Ci sono diversi approcci, ci sono gli approcci, diciamo, naturali, dieta chetogenica naturale, che significa fatta con alimenti freschi, ci
Ci sono degli approcci con pasti medicalizzati. Pasti medicalizzati significa pasti già bilanciati a cui tu devi soltanto aggiungere le verdure. Io inizialmente ho fatto questo, cioè ho iniziato con un protocollo di 2 settimane di pasti medicalizzati, dove avevo la colazione medicalizzata, avevo il pranzo, la cena, insomma un pasto medicalizzato, lo snack medicalizzato e poi un pasto libero, cioè proteina fresca con le verdure. Per me personalmente così è stato abbastanza facile da mantenere perché comunque i pasti medicalizzati sono principalmente polverine da sciogliere, può essere l'omelette, può essere la pasta appunto proteica specifica, può essere, che altro c'è, una specie di pane. Non è che ci abbiano lo stesso sapore delle cose normali, ovviamente, per cui è comunque un compromesso, ma è un compromesso gestibile, cioè non è il beverone da prendere, ecco, sono comunque, diciamo, cose cibo simili, chiamiamole così. Però diventa facile perché sono preparazioni veloci da fare, quindi non ti impegnano troppo tempo, sono fattibili anche se sei fuori, tipo il pranzo in ufficio, e ti permettono di seguire una fase iniziale di attacco, diciamo, dove sei sicuro che le quantità sono giuste e gli apporti sono giusti, gli apporti dei macronutrienti sono giusti. Quindi potete scegliere o la versione cibo vero o la versione cibo sintetico a seconda di quelle che sono le vostre esigenze. Quanto costano sti pacchetti dipende. Quello che ho fatto io, che vi dicevo prima, è un protocollo di 2 settimane che prevede un pasto medicalizzato e un pasto con proteina fresca, più vari snack, eccetera, costa sui 180 euro, a cui devi aggiungere poi il prezzo della verdura fresca che compri. Non tutta la verdura, perché ci sono delle verdure che sono quelle più zuccherine, tipo mi viene in mente le carote, per esempio, che non possono essere mangiate. Ci sono poi tutta una classe invece di verdure di cui se ne può mangiare a quantità. Generalmente la nutrizionista vi dà la lista di quello che potete mangiare e non mangiare, come in tutte le diete di fatto. Però appunto diventa abbastanza semplice, magari non tanto varia, un po' noiosa, però non è ingestibile come sistema, come quantità, eccetera. Ma veniamo al succo. Quanto si perde con questa dieta? Chiaramente c'è una grossa componente soggettiva. C'è anche una parte oggettiva, perché nel momento in cui il corpo entra in chetosi e inizia a consumare il grasso come energia, chiaramente si perde più velocemente. Di solito dicono da 1 a 2 kg a settimana, che se ci pensate è tantissimo, perché vuol dire in un protocollo di 2 settimane riuscire a perdere fino a 5 kg. Ed effettivamente è quello che è successo a me, per cui io posso solo confermare questi dati teorici di media che vengono dati. La durata è variabile perché dipende cosa vuoi fare. Quello che è stato l'approccio con la mia nutrizionista è stato: dobbiamo perdere tanti chili, iniziamo a fare questo protocollo chetogenico di modo da arrivare ad una dieta gradualmente più classica, diciamo, con chili in meno e quindi con più voglia di andare avanti, con meno fatica anche per realizzare l'obiettivo finale. Quindi mi raccomando, parlatene tanto, parlatene bene, parlatene in maniera chiara con il professionista che vi segue perché è lì per aiutarvi. Ora, non è tutto rose e fiori, chiaramente, perché questo tipo di dieta, come si diceva, è un indurre l'organismo a un meccanismo forzato. Ci sono quindi dei pro e dei contro. I pro in parte li abbiamo già visti. C'è una maggiore energia, più voglia di fare, si perde velocemente peso, non c'è fame, non c'è senso di fame, quindi tutte cose positive. I lati negativi derivano principalmente da come vengono eliminati questi corpi chetonici, perché in parte vengono eliminati con le urine, solo che essendo particolarmente acidi, per bilanciarli vengono eliminate grossi quantitativi di sali minerali, in particolare magnesio, potassio e calcio.
Quindi è chiaro che c'è bisogno di essere, che c'è bisogno che questi minerali vengano reintegrati. Altro modo in cui vengono eliminati questi corpi chetonici è, diciamo, con l'aria, il che provoca quello che viene chiamato l'alito acetonico, quindi non propriamente piacevolissimo. È vero che in questo periodo in cui si porta la mascherina si bypassa un po' di più, però insomma è da tenere presente questa controindicazione, non da poco. Altra cosa, è un meccanismo che comunque va a sovraccaricare nel lungo periodo i reni e il fegato, quindi attenzione perché non è una cosa che tutti si possono permettere ed è uno dei motivi per cui non può essere protratta per tanto tempo. Altra cosa, che non è esattamente un positivo o un negativo, ma è una cosa da tenere conto, siccome si elimina una classe di alimenti, siccome comunque c'è un tipo di nutrizione differente, è necessario bere tanta acqua anche per contrastare magari la stitichezza o altre problematiche. Quindi almeno 1,5 litri o 2 litri d'acqua al giorno vanno bevuti, il che in realtà viene consigliato sempre, però qui diventa proprio un'esigenza fisica, quindi è proprio necessario. Quindi, fatta questa panoramica generale, è chiaro che salta all'occhio che è necessario, anzi fondamentale, l'apporto di un professionista che vi segue, che vi controlli gli esami del sangue, che stabilisca che tipi di integratori assumere insieme al tipo di protocollo scelto, che stabilisca per quanto tempo va fatto e che vi segue e vi accompagni appunto in questo percorso terapeutico, perché di fatto è una terapia dietetica, abbiamo detto, non è una dieta normale come tutte le altre. Fermo restando l'aiuto del professionista, io posso solo che parlarvene bene, perché io ho avuto degli ottimi risultati. Diete ne ho fatte tante, è una vita che sono a dieta, come vi dicevo, i chili da perdere erano veramente tanti. In particolare devo perderne 30 e sono a metà percorso, il che vuol dire che io sto uscendo dall'obesità, che è una situazione patologica prima di tutto e pericolosa, soprattutto per me che ho passato i 40 anni, per cui il mio non era un discorso devo dimagrire per estetica, anche se poi ne è una conseguenza, ma era proprio un discorso di salute. Quindi il mio è stata una scelta voluta di cercare di intraprendere un percorso che potesse aiutarmi all'obiettivo finale. La situazione di obesità, infatti, che è quella in cui ero io, in cui ancora sono, anche se borderline tuttora, è uno dei casi in cui viene suggerito il protocollo di dieta chetogenica. Ci sono chiaramente anche delle casistiche in cui non è permesso seguirla, tipo ad esempio in gravidanza, in allattamento, chi ha già problemi ovviamente di fegato o di reni. Però di nuovo qui è campo medico, quindi io alzo le mani e vi invito a rivolgervi al vostro professionista che saprà consigliarvi al meglio sulla tipologia di percorso da seguire insieme. Io credo di avervi detto tutto quello che so io a oggi e avervi raccontato tutta quella che è la mia esperienza. Il mio obiettivo da qui ai prossimi mesi, per raggiungere poi il mio punto di arrivo stabilito con la mia nutrizionista, è di iniziare gradualmente a reinserire gli alimenti, arrivare ad una dieta poi, chiamiamola mediterranea, comunque una dieta più standard, che mi porti al raggiungimento dell'obiettivo finale. La strada è ancora lunga, ma la volontà c'è tutta. Soprattutto c'è il sentirsi più leggeri, non solo di peso, ma anche moralmente, perché comunque vedere il laghino della bilancia che scende fa tanto anche per il morale, ti sprona ad andare avanti, ti invoglia a continuare verso il risultato finale. Io partivo da 3 cifre sulla bilancia. Ora non solo sono tornata a 2, ma ricomincio a vedere cifre che non vedevo da anni sulla bilancia. E credetemi, moralmente fa tantissimo. E in questo tipo di percorsi lunghi come il mio, il morale è, non dico l'80, ma sicuramente il 70% di garanzia del risultato finale. Se state guardando questo video, quindi probabilmente siete in dubbio se iniziare un percorso di dieta chetogenica o meno. Per quanto mi riguarda, posso solo dirvi sì, vale la pena, ma altrettanto sì, fatelo solo ed unicamente sotto controllo medico.
Io non mi addentro in spiegazioni più tecniche, più mediche, perché non è il ruolo che mi compete. Quello che però posso fare è lasciarvi giù in info box il link a un articolo che ho scritto sul blog, dove ho racchiuso semplicemente qualche trucchettino che negli anni ho collezionato e che mi aiuta a sostenere ancora meglio l'andamento della dieta. Sono piccole sciocchezzine che però fatte proprie aiutano a affrontare meglio qualsiasi percorso dietetico. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento se vi va sul canale per il prossimo video.